Salve a tutti i Nendavi e bentornati in Mega Man X Legacy Collection 2. Allora, nello scorso video avevamo finito Mega Man Zero 2 e come vi avevo detto oramai un po' di tempo fa, il mio piano era di fare Mega Man Zero 2 e poi Mega Man X 8 per finire la maratona di Mega Man X e poi finire i giochi di Zero e ZX. Quindi, che fare? Iniziamo Mega Man X 8. Lasciamo stare questo bordo che non si può guardare. Allora, questa volta cercherò di fare il gioco al 100% per bene, non come ho fatto con Zero 2. Mi sono fatto pure tutto un piano per l'ordine dei livelli eccetera, quindi dovremo fare alcuni livelli più volte, ve lo dico già da subito, perché è proprio impossibile ottenere tutto quello che c'è in un livello in una sola volta, però nel metodo che ho preparato io dovrebbe esserci il minor backtracking possibile e inoltre in generale si rende tutto più facile. Quindi sì, iniziamo. Start, possiamo scegliere la difficoltà. A proposito, una cosa riguardo a questo gioco: non giocate in modalità facile perché non potrete accedere ai boss finali. Quindi, modalità normale. The endless Reploid rebellions continue. Humans, however, have begun migrations to the moon thanks to new technology. This plan is called the Jacob Project, and an orbital elevator was built as part of it. Highly advanced new generation Reploids have been brought to the moon's surface to work. Mega Man X8. Paradise Lost. This is X. I've encountered an accident while on patrol of the orbital elevator. Dispatch rescue mechanoids immediately. Huh? Sigma? To protect ourselves from damage during the accident, we had to copy a sturdy Sigma body. We new generation Reploids enjoy complete and total immunity to all viruses. So even copying something as dangerous as Sigma provides no risk. Who are you? I'm Lumine. I'm the director in charge of the elevator and of the Jacob Project. Allora, quindi cosa è successo dopo X7? Che gli umani, stanchi delle guerre tra i Maverick, stanchi dei Maverick in generale, hanno deciso di costruire un ascensore orbitale per andare sulla Luna, come su Mobile Suit Gundam 00, veramente. E quindi
Questo ascensore era parte del Jacob Project, diretto da Lumine, questo personaggio qui a sinistra, che è un uomo apparentemente. Cioè è un reploide umano, è un reploide uomo. Ed è parte dei reploidi di nuova generazione come Axel, che sono in grado di cambiare forma. Quindi noi andiamo al Noah's Park, al parco di Noè, come viene proprio tradotto in italiano. Vi dico subito, questo gioco apparentemente ha molte referenze bibliche e io di sicuro non ne prenderò nessuna perché diciamo che non sono proprio un esperto in queste materie. Allora, comunque, cosa abbiamo qui? Abbiamo intanto X che parla con questa voce virile, una volta tanto. Scusate, è caduta la cuffia. Dicevo, X che ha una voce virile perché il doppiaggio è finalmente fatto bene. Sentite pure Axel. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Quindi, intanto andiamo subito a cambiare le impostazioni. Ah, sono già come mi servono a me. L1 lo scatto, X il salto, triangolo le armi speciali, quadrato l'attacco normale, R2 e L2 si cambia l'arma, cerchio si cambia il personaggio, R1 l'attacco doppio, un po' come avevo settate per X7. Allora, vediamo un pochettino. X, come vedete, ha un colpo caricato di terzo livello di default, molto grande, e ha lo scatto aereo anch'esso di default. Ovviamente il colpo caricato è in grado di perforare i nemici se è ad un livello abbastanza alto, come sempre, e fa moltissimo danno. Inoltre, così come in X7, possiamo cambiare il personaggio. Però, a differenza di X7, questo gioco è in 2D. Perché questo gioco cerca, diciamo, di cambiare le cose che X7 non aveva fatto bene e invece fare delle idee migliori. Per esempio, vedrete tra poco che il sistema delle armature è stato cambiato rispetto a come è sempre stato e per me è migliore di come sia mai stato in qualsiasi altro gioco. Inoltre, come vedete, il personaggio può essere intrappolato da un nemico, e in quel caso possiamo liberarlo chiamando l'altro personaggio. Niente di che. Un'altra cosa è che, come vedete, i nemici possono lasciar cadere questi metalli. Servono come la valuta del gioco. Lo vedrete più avanti. Qui possiamo controllare Axel e Axel, guardate un po', incredibilmente è un personaggio unico. Non è X. Non è un X peggiore come in X7. Axel è in grado di fluttuare a mezz'aria semplicemente cliccando X di nuovo. È in grado di sparare in tutte le direzioni continuamente, come Bass in Mega Man e Bass. Come vedete, alcuni dei suoi proiettili sono blu e questo lo vedrete più avanti. In realtà lui può sparare solo in 8 direzioni, però se voi alternate tra due delle direzioni, lui sparerà in mezzo a quelle due direzioni. Vedete, io sto alternando tra in alto a destra e a destra e spara in una direzione più o meno intermedia. Axel è in generale un buon personaggio da utilizzare e soprattutto, ripeto, ha delle abilità uniche. E quindi è meglio di X7.
solo per questo motivo. Inoltre, in queste stanze in cui dobbiamo sconfiggere un certo numero di nemici, potete stare qui nell'angolo e sparare verso tra destra e in alto a destra per distruggere più nemici possibile e ottenere così dei metalli. Qui Zero si presenta a noi di nuovo nel suo design originale, e anche lui è doppiato da un altro, non è più Jeff Merluzzi. X è doppiato da Mark Gata, Zero è doppiato da Lucas Gilbertson, Axel non lo so veramente, non mi ricordo più. Zero però ha un problema in questo gioco, sentite? Il modo in cui lui attacca, non capisco perché si sente in dovere di fare sempre questo yo ah ho, yo ah ho. Cioè veramente diventa molto fastidioso a un certo punto, però non è un problema. Inoltre i personaggi possono fare questo, il doppio attacco, premendo R1 quando quel metro che era rosso, adesso è nero, è pieno, e cioè è rosso, comparirà quella sfera di energia intorno al personaggio, e se un nemico si trova in quella sfera verrà colpito dall'attacco, anzi tutti i nemici verranno colpiti dall'attacco. In generale è una buona meccanica pure questa. Vedete inoltre che i nemici avevano degli scudi, questo nemico ha uno scudo, e servono degli attacchi particolari per rompere questo scudo. Nel caso di Zero è il terzo attacco nella combo. Ops. Sì, non sto andando bene, lo so, diciamo da un po' che non gioco a questo gioco. Avete visto tra l'altro che questo gioco non ha delle vite vere e proprie, ma i chip per riprovare le missioni, un po' come Zero 1, però no, cioè è diverso, lo vedrete. Dicevo, comunque Zero con il terzo attacco della sua combo rompe gli scudi dei nemici e a quel punto li può attaccare, li può danneggiare. X invece può farlo con il colpo caricato a livello massimo, e Axel con l'ottavo colpo sparato di seguito, che è casualmente quello blu. Ok, qui invece abbiamo questa parte, niente di che, questi nemici sono talmente deboli che possono essere sconfitti semplicemente con una spadata. Vedete tra l'altro che c'è un sistema di combo in questo gioco e otteniamo in base a quello più metalli alla fine di queste stanze e più punteggio alla fine del livello. Non so esattamente come funziona, non mi interessa molto, però c'è questo sistema. Come vedete, X solo con il colpo caricato a livello massimo può rompere gli scudi. Forse anche con il colpo caricato al secondo livello, non lo so, non ne sono sicuro. Non credo però. Una cosa, tra l'altro, questo gioco è stato rilasciato per la PS2 nel 2005, quindi 2 anni dopo X7, ed è stato l'ultimo gioco di Mega Man X ad essere rilasciato, a meno che Capcom non decida di fare X9. Per cortesia, Capcom, fammi questo favore, fammi un X9 basato su questo gioco, ma anche su X4 o qualcosa di simile, e io sarò felice. Allora, comunque andiamo avanti ancora. Qui c'è la porta del boss ridisegnata e di nuovo questo coso che non so cosa sia. Questo coso ha uno scudo
e infatti colpendolo con il colpo aggregato rompiamo questo scudo. Oppure potete utilizzare Zero, colpirlo, poi passare a X e fare così. Forse non è proprio comodo, però anche quello funziona. Il fatto è che io non mi ricordo mai quant'è il tempo per sparare il colpo aggregato all'ultimo livello. Però è possibile finire questo boss senza problemi, come tutti i boss dei livelli iniziali di Mega Man. E in questo modo abbiamo finito il livello. E questo piccolo jingle di chitarra elettrica celebra la nostra vittoria. E chi si presenta a noi ora? How nice to see you again, X. Vile 5, per essere precisi. Now he's our sworn enemy. He's a maverick and a wanted criminal. I'd love to stay and play, boys, but I'm afraid I have too much work to do. Comunque Vile vestito di verde veramente sembra Boba Fett da Star Wars. Che tra l'altro è il motivo per cui non si chiama Vava come in giapponese, perché sennò veramente Capcom sarebbe stata citata tantissimo per copyright. Guardate pure il jetpack fa. Ditemi che non sembra Boba Fett. Comunque, lui se ne va. Noi finiamo la missione con un grado C. Vabbè. E completiamo la missione al 30%. Questa è una cosa che mi piace. Il livello segna quanto l'abbiamo completato. A differenza di altri giochi che potrei citare, che invece non citano niente delle cose che si sono prese. Altri giochi di Mega Man X. E compaiono 8 Maverick a questo punto. Ora voi premete R3 per andare al laboratorio di ricerca e sviluppo. Salvate, assolutamente salvate sempre dopo ogni missione. Ah sì, questo è il mio file vecchio. Qui vedete che abbiamo un negozio dove possiamo ottenere cose pagando con i metalli che abbiamo ottenuto. Per esempio, vedete, abbiamo una life bottle che non è il sub tank normale. Abbiamo i retry chips e questi sono importanti. Abbiamo i life up che sono come gli art tank per tutti e tre i personaggi. E altre cose. In generale, come vedete, possiamo aumentare il potere di ogni personaggio fino al 100%. Se abbiamo abbastanza metalli, e in questa serie vi farò vedere anche un modo dove potete ottenere abbastanza metalli per sbloccare tutto nella Legacy Collection, perché c'era un metodo nella versione PS2. Però non c'è più qui. Allora, comunque, se non avete abbastanza metalli per prendere altre cose, prendete i retry chips, perché sono come vite, quindi ne potete acquistare 3 e ce ne sono 2 che vengono sempre ripristinati dopo ogni missione. Quindi in generale non è così male questo sistema, però comunque c'è ancora la possibilità di avere qualche problema. Allora, qui abbiamo 8 livelli da scegliere
E nella mia lista il primo da fare è questo. Alla base Troia, chiamata base Ilio nella versione italiana, con Zio e Axel, che possiamo ovviamente scegliere all'inizio di ogni missione, e con i navigatori, perché ora non c'è più solo Elia, ma abbiamo anche Layer e Palette. Tutti e tre hanno delle caratteristiche diverse. Elia offre navigazione normale, Layer per i boss principalmente offre aiuto, e Palette apparentemente serve a analizzare i percorsi nei livelli. Non lo so, perché questo gioco ci permette di togliere i navigatori e non ricevere più chiamate, e questo è bello. Quindi andiamo da Optic Sunflower in questa posa, guardatelo. E niente, iniziamo questo livello, che è particolare. In questo livello ci sono una serie di sfide che noi dobbiamo superare con un certo punteggio, possibilmente, per andare avanti. Noi dobbiamo superare in generale le sfide per andare avanti, però se le superate con un certo punteggio sarete in grado di ottenere degli oggetti. Io ho studiato in realtà questo livello e sono, in teoria almeno, in grado di finirlo con tutte le missioni, con un buon numero di missioni, abbastanza per quello che serve a me, con il grado, con un buon grado. Però dovrei cercare di... Ok, 90 nemici sono abbastanza. Perché? Vedete il numero? Lì? Se è rosso, allora passerete alla missione più bassa. Se è giallo, passerete alla missione pari. Se è bianco, passerete alla missione sopra. In questo caso vi serve bianco, e poi vi servirà bianco per mantenere la missione alta. Ora, è un po' che non faccio questo livello, quindi non so se riuscirò a farli abbastanza con il grado S che serve. Noi dobbiamo ottenere da 5 a 7 per ottenere il primo oggetto che ci servirà, e poi penseremo a farli con tutti i gradi S per ottenere un altro oggetto. Qui vedete che passa a quello più sopra, perfetto, un altro è stato fatto. Qui ci sono queste piccole stanze in mezzo a ogni sfida, però non servono a molto. Dunque, qual è questa? Non mi ricordo più. Ah, ok, questa è quella in cui dobbiamo attaccare questo nemico con tutti i proiettili che abbiamo, e possiamo andare avanti. Axel qui non sta messo proprio bene, però dovrebbe bastare. Ok, qui subito utilizzate un attacco doppio, perché non so un altro modo per finire questa sfida abbastanza in fretta. Ora mi sembra che sia la prossima quella che dovreste fallire, cioè non provo a fallire in realtà, però non fare proprio con il grado S. Qui c'è una capsula dell'armatura di X, però non la possiamo ottenere perché ci serve un'arma speciale. Ah no, questa era quella che noi dovevamo fare. Ok, non stiamo messi bene per niente. Axel è morto, e come vedete quando un personaggio muore viene rimpiazzato dall'altro subito.
cercate di fare attenzione, perché come potrete immaginare lì sotto c'è il vuoto. L'abbiamo appena scoperto. Se fallite questa missione dovrete ricominciare, perché fallendo, perché morendo dovrete, cioè perderete la, il vostro grado, vi scenderà il grado. Quindi non morite in mezzo alle missioni, perché altrimenti dovrete rifare tutto. Ok, sono tornato, scusate, ho dovuto un attimo riattaccare il microfono perché non era attaccato bene. Allora, stavolta cerchiamo di fare questa missione per bene, perché questa volta già so da dove verranno i nemici. Quindi due volte da destra, due volte da sinistra, un'altra volta da destra e poi da tutte e due le parti. E così otteniamo pure una bella combo, fino a che io non mi sbaglio. E ci carichiamo il metro per un super attacco, per un doppio attacco. E arriviamo a 124. Credo che questo sia il mio record, non lo so, non mi ricordo più quant'è il punteggio massimo che abbia ottenuto a questo minigioco. Allora, questo qual è? Ah sì. Ops. Sì, non è andata tanto bene, però comunque dovrei essere in grado di finire. Vediamo un po'. Sì, qui c'è questa parte. Ops. Di nuovo. Questo livello è difficile da fare così alla prima volta. E questa, considerate, per me è quasi la prima volta, perché sempre che è tanto che non ci gioco, che non lo faccio questo livello. In teoria servirebbe un minimo di allenamento, però dopo un po' di pratica ci arriverete. Ripeto, per adesso dovreste finire la missione con un punteggio che va da 5 a 10 gradi S. Ora arriviamo da entrambe le parti. Ora io non so però con precisione qual è il metodo per capire da qual è il proprio grado, cioè non so se c'è una possibilità di capirlo chiaramente. Comunque considerate che non è necessario farli tutti al meglio delle vostre capacità, non è necessario che siano tutte illuminate le luci di sopra.
stavolta ottimo, inizio, perfetto, 2 secondi. Questa parte è probabilmente la peggiore, perché è quella che dipende di più dalla fortuna. È molto probabile che quel nemico non si trovi sotto di voi all'inizio. Devo sempre morire qui, eh? Però forse, se mi ricordo bene, non lo so. Voglio provarci ad andare avanti comunque. Il fatto è che questi nemici hanno tanta vita, più di quanto ci si aspetterebbe. Poi se non riuscite neanche a colpirlo direttamente, diventa più difficile. Vabbè, ci rivediamo quando torno qui. Ok, sono di nuovo qui, quindi schiamiamo questo muro e vediamo stavolta di farlo per bene. Ripeto, il problema di questa sfida è che il bersaglio è piccolo e quindi allinearsi con lui per colpirlo con i proiettili di Axel non è facile, però si può fare. Ok, quindi di nuovo preparatevi. Ops. Allora, per fortuna il doppio attacco si può riutilizzare. Di nuovo, credo che il microfono si sia girato. Però dicevo, di nuovo, il doppio attacco si può riutilizzare, anche se lo mancate. E meno male, perché aiuta molto. Ok, Axel è morto di nuovo. Stavolta cercherò di fare questa parte per bene. Quindi lentamente. Ho mancato un metallo, però è uguale. Vediamo qual è questo. Questo è quello per cui mi serve Axel. Sì. Vabbè, meglio, Axel è pure forse un po' più comodo per questa parte. Molto più comodo. Allora, questa parte è facilissima. Che, come vedete, basta colpirlo con una marea di attacchi. Allora, di qua c'è il nostro primo metallo raro. Questo oggetto, come vedete, è molto più grande di un metallo normale ed è bianco. Questo metallo non ha un valore, ma ci permette di sintetizzare un nuovo chip al negozio. Allora, qui chi c'è? Ah, sti due. Qui probabilmente ci fa più comodo Zero. Chi sono questi due? Non ne ho idea. Perché qui hanno deciso di mettere le spine? Non ne ho idea. Anzi no, ce l'ho un'idea. Perché Capcom è sadica! Allora,
con calma passiamo ad Axel, che forse è meglio, e proprio con precisione estrema passiamo di là, proprio con calma. Allora, questo è il minigioco finale, che non ha un punteggio. Dobbiamo solo distruggere questo drago. E tutte le sue parti. Prima dobbiamo distruggere le armi ai quattro lati. Anzi, a quattro dei lati, perché non è quadrato. Qui passiamo al giro, poi possiamo distruggere la sua armatura, e poi questo coso alla fine. Ok, abbiamo finito? Abbiamo finito la tortura? Soprattutto, ok, il metallo raro l'abbiamo ottenuto. Questo è il primo subtank, e per questo io vi dico, fate questo livello all'inizio, per questo è pure per un altro motivo più avanti, però principalmente perché c'è il primo subtank, e poi il suo boss è abbastanza facile, diciamo, che si presenta con questo laser, cioè proprio questa è un'introduzione. Tutti questi Maverick sono reploidi di nuova generazione, che in teoria non dovrebbero, cioè dovrebbero essere resistenti al virus Maverick. Allora, i suoi laser possono essere evitati in questo modo. Ci può intrappolare, e qui dovremmo utilizzare il nostro alleato, il nostro partner, per sfuggire alla cattura, se non fosse morto. I boss in questo gioco hanno più fasi, avete visto che ha avuto quell'effetto momentaneo. Per segnalare il suo ingresso nella seconda fase. Ok, siamo morti malissimo, quindi utilizziamo uno dei nostri ultimi chip e riproviamo. Una cosa, in questo gioco potete saltare tutti i filmati semplicemente prendendo Start o Options. Allora, usiamo Axel e vediamo se va un po' meglio. Notate come i boss hanno delle invincibility frame, ma funzionano in modo diverso da quelle solide, perché sono semplicemente basate su un certo, su una certa percentuale di vita. Può fare questa cosa, Optics and Flower, non è niente di che, veramente. Può cambiare l'assetto delle piattaforme. Soprattutto tenete conto di una cosa, i suoi laser non vanno attraverso le piattaforme, quindi tutti i suoi laser. E ora preparatevi, perché tutti i boss hanno un attacco speciale. Il suo è sparare questi laser, che fanno molto male, come potete vedere. Però con un po' di tempismo preciso è possibile evitarli. Ed ecco qui che Optics and Flower collassa su se stesso in questo modo, che deve essere dolorosissimo, anche se
mai quanto essere tagliati in due dalla spada laser di Zero. E noi otteniamo questi metalli, tanti metalli. Piece of cake. In questo modo otteniamo il Tenshoha, il Ray Gun e lo Shining Ray. E abbiamo ottenuto 3600 metalli, un grado A e completato il livello al 65%. Ottimo! E tutti i metalli rari che abbiamo ottenuto sono stati trasformati in chip. Uno, il Life Tank, Sub Tank, altrimenti noto come. E l'altro, che non so dov'è, eccolo qui, è il Weapon Converter di Zero, che praticamente qui ci dice che ci converte il danno in energia per le armi anziché energia vitale. Non lo so, mi pare una cosa un po' strana. Credo che sia invece la vita che noi otteniamo, che se è eccessiva viene trasformata in energia delle armi, però non lo so. C'è inoltre un chip particolare, non so se c'è una cosa, possiamo togliere qualsiasi chip che abbiamo installato, però non veniamo rimborsati. Allora, qui, ah sì, eccolo, questo oggetto ci protegge dalle spine una volta, che può essere utile. Come sempre, prendetevi i retry chips e se volete a questo punto potete spendere qualche metallo in vita per un personaggio. Io personalmente aggiorno X. Potete anche aumentare la quantità di munizioni che hanno. E ridurre la velocità in cui scivolano le muri. Questo l'abbiamo già visto. In generale sono un po' come i Cyber Elf, questi metalli rari, solo che richiedono meno metalli e sono un po' più comodi da utilizzare. I Cyber Elf devono essere utilizzati uno per uno ed è veramente scomodo, soprattutto per esempio in Zero 2. Qui invece è molto più facile perché semplicemente ci cliccate sopra. E niente, direi che a questo punto è finita. Quindi salviamo. Non so perché ci vuole un po' per salvare, però è uguale. Lì vedete che ci scrive tutti i livelli che abbiamo finito. L'arma di Zero, le armi di Zero, perché Zero ha delle armi multiple in questo gioco, come in X7. E però non come X7 non vengono ottenute dai boss, ma vengono ottenute con dei chip, sono acquistabili. E anche le armature di X vedremo a tempo debito. E per questo video comunque è tutto, quindi raccomando, se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Non riesco più a parlare, ho parlato tantissimo in questo video, vabbè. Se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, così che possa migliorare il contenuto, e noi ci vedremo nel prossimo episodio di Mega Man X8. Ciao a tutti!